tutta la RAI, infatti questi programmi andranno in onda non solo su Rai 5 ma anche su Rai 1, ecco, sempre più spesso avremo lavori congiunti e misti tra le reti generaliste e i canali tematici, in particolare su programmi dedicati alla cultura e all'arte, per i quali vogliamo avere il maggior pubblico possibile. In generale, e ringrazio il protagonista di questo programma, che è Marco Bariani, che è seduto qui alla mia sinistra. Come tu correttamente dicevi, è un anno di Rai Cultura per l'Arte, quello che vi annunciamo oggi, e il programma Storia dell'Arte è il nostro primo tassello, è un programma a tappe. Vorrei proprio riuscire a trasmettere agli spettatori tutta questa empatia emotiva che l'opera produce. I scienziati italiani, grazie agli scienziati italiani, adesso sappiamo che esistono i neuroni a specchio, e adesso quindi parole come emozione e empatia non appartengono più all'irrazionale, no, al fantasioso, all'immaginativo. Abbiamo scoperto che l'empatia e l'emozione sono forme di conoscenza. Fa piacere presentare delle puntate che riguardano bellezza italiana in un modo così bello e straordinario e non abbastanza conosciuto come la Galleria Nazionale d'Arte Moderna, e quindi davvero mi fa piacere essere qua a presentare una serie di puntate così importanti, di qualità, come abbiamo capito e visto, su Rai Cultura, che è un'altra scelta molto intelligente che ha fatto la Rai.